All'inizio degli anni 60, il giovane matematico americano Steve Smale lavorava sulla spiaggia di Copacabana quando fece una scoperta. Scoprì un ferro di cavallo. Beh, ovvio, non nella sabbia. Infatti, il suo ferro di cavallo è naturalmente un oggetto matematico astratto. È ancora una volta una semplice idea che cerca di ridurre il caos alla sua espressione più elementare. Dobbiamo prima di tutto spiegare una vecchia idea che risale a Poincaré. Ecco un campo vettoriale nello spazio. Una traiettoria che parte da questo disco fa un giro e poi ritorna per attraversarlo, poi fa un altro giro e così via. Per ogni punto X del disco possiamo osservare la traiettoria che parte da X e aspettare che ritorni per toccare di nuovo il disco in un altro punto T di X. Dopo qualche secondo, questo nuovo punto è di nuovo trasformato da T. È un terzo punto, TD, TDX, e così via. Ad ogni ritorno, il punto viene trasformato da T. Invece di studiare la traiettoria nello spazio, viene studiata una successione di punti sul disco. È più facile da disegnare. Diciamo di aver sostituito la dinamica del campo a tempo continuo con la dinamica della trasformazione a tempo discreto, 0, 1, 2, 3, eccetera. È spesso molto più semplice da capire. Qui la trasformazione T è una rotazione di un terzo di giro completo. La traiettoria centrale corrisponde al punto fisso della rotazione, l'origine. Le altre traiettorie sono sempre periodiche, ma impiegano un tempo tre volte più grande per tornare al punto di partenza. La rotazione ruota di un terzo di giro completo. Qui la trasformazione T è una similitudine. Le traiettorie non sono più periodiche, al contrario, si avvicinano volteggiando attorno alla traiettoria centrale. La traiettoria centrale periodica è stabile. Ed ecco una traiettoria instabile. La trasformazione T schiaccia il gattino per largo e lo stira per lungo. Il centro è un punto fisso e la sua traiettoria è dunque periodica. Vedete che le traiettorie situate sull'asse orizzontale si avvicinano al punto fisso, mentre quelle che sono sull'asse verticale se ne allontanano. Povero micio! Allora, passiamo al ferro di cavallo. Guardate come questo quadrato si deforma con lo scorrere del tempo. La trasformazione T associa una dilatazione, una contrazione, ma piega anche. Quando il quadrato è tornato sul disco iniziale, ha preso la forma di un ferro di cavallo. Osserviamo adesso il comportamento del quadrato tornando indietro nel tempo, attraverso la trasformazione inversa, una dilatazione, una contrazione, e si piega, ma tutto questo nell'altro senso. Cerchiamo di prevedere l'avvenire e il passato del quadrato. Dopo un giro, lo abbiamo visto, diventa un ferro di cavallo.
Dopo un giro al contrario, verso il passato, diventa un ferro di cavallo, ruotato di un quarto di giro. Le due piccole bande verticali che vedete nell'intersezione del quadrato con il ferro di cavallo sono a loro volta contratte, dilatate e riempite. Si ha lo stesso comportamento nel passato. E l'intera struttura si replica all'infinito. Un po' complicato questo ferro di cavallo. Come capire la sua dinamica? Chiamiamo A la zona seguente e questa la chiameremo B. Allora, ciò che stupisce è che abbiamo quasi gli stessi risultati che Adamar aveva con le sue geodetiche ed il biliardo. Per ogni successione finita di A e di B, permettendosi anche delle ripetizioni, come ad esempio BA, BB, esiste un punto periodico che segue esattamente questo itinerario. Nell'esempio è un punto di B che salta in A, che salta in B, che salta in B e che ritorna al punto di partenza. Ecco il solo punto di A che resta sempre dentro A. È un punto fisso. Questo punto fisso è dentro B. Ecco quello che alterna tra A e B. Ma, come nel biliardo, non ci si limita alle successioni finite. Datemi una successione infinita a vostra scelta, BB, AA, BBB, AA, BA, BA, eccetera. Ebbene, esiste un punto che segue questo itinerario nel suo futuro. A pensarci bene, è incredibile. Ogni futura vita immaginabile è realizzata da almeno un essere umano. Ops, volevo dire da un punto. Non ci sono possibili previsioni poiché tutto è possibile. Ecco ritrovato il libero arbitrio. Tutto è possibile. Ecco un bello slogan per il caos. Grazie, signor Smail. Smail realizza che non è sempre necessario conoscere esattamente le cose per capirle. Un'immagine deformata spesso è sufficiente per riconoscere un volto. Dimostra che il ferro di cavallo è stabile. Attenzione, ciò non vuol dire che le traiettorie siano stabili. Al contrario, c'è una grande sensibilità delle traiettorie alle condizioni iniziali. Si tratta invece di quello che si chiama stabilità strutturale. Deformatelo, lo riconoscerete ancora. Guardate. A destra il ferro di cavallo iniziale, a sinistra un altro ferro di cavallo leggermente modificato e in corso di deformazione. Dopotutto, quando si allunga il quadrato per farne un rettangolo, per poi ripiegarlo a forma di ferro di cavallo, si può farlo in tanti modi diversi. È un po' analogo ad una situazione in cui si possono studiare due sistemi solari dove i pianeti hanno delle masse leggermente diverse.
due ferri di cavallo quasi identici. Si può fare esattamente la stessa cosa che abbiamo fatto con il ferro di cavallo iniziale e disegnare delle zone A' e B' allo stesso modo. E si può dimostrare, allo stesso modo, che le traiettorie di questo nuovo ferro di cavallo sono ancora descritte da successioni di A' e B'. E così il ferro di cavallo deformato è caotico tanto quanto il ferro iniziale. Il caos è presente, è ben presente, indistruttibile. In realtà, Smale dimostra che i movimenti dei due ferri sono in qualche modo identici. Guardate, queste due traiettorie a destra e a sinistra seguono la stessa coreografia. Visitano le stesse AA' e le stesse BB'. Ad ogni traiettoria del primo ferro possiamo associare una traiettoria del secondo ferro e viceversa. È in tal senso che c'è stabilità della struttura. Si può ben deformare il ferro di cavallo, non soltanto resta caotico, ma presenta la stessa dinamica di prima. Le singole traiettorie sono instabili, ma la dinamica, nella sua globalità, è stabile. Con il suo senso per le formule, Poincaré spiega, all'inizio del XX secolo, come sia possibile capire una dinamica anche se non la si conosce troppo bene. Voi mi chiedete di predire i fenomeni che si produrranno. Se, per sfortuna, conoscessi le leggi di questi fenomeni, potrei arrivarci soltanto con dei calcoli inestricabili e dovrei rinunciare a rispondervi. Ma, come ho la fortuna di ignorarle, vi risponderò immediatamente e, cosa più straordinaria, la mia risposta sarà giusta. La coesistenza del caos e dunque l'instabilità delle singole traiettorie con la stabilità strutturale, una proprietà globale, è un fatto assolutamente stupefacente. Sono instabile, ma il mondo che mi circonda è stabile. Rassicurante.